sono sempre Luca Damiano, il regista che ha vinto l'Oscar per i film a luci rosse. Molti mi domandano perché non ne faccio più adesso tanti come prima, perché il mondo del porno è cambiato. Prima i veri appassionati andavano al cinema a luci rosse a vedere i film, oppure li compravano nelle videoteche, oppure li noleggiavano nelle videoteche. Oggi soltanto li guardano in televisione qualche volta, quei pochi minuti che gli servono per raggiungere l'orgasmo masturbandosi, mentre invece quando noi abbiamo cominciato era tutto un rito andare al cinema in quell'area così profumata di sesso, si eccitavano come matti a vedere i film, a vedere le storie, e nelle mie storie c'erano i costumi che poi naturalmente si toglievano, ma erano film con dei set costosissimi, in castelli bellissimi, con cavalli, con tutti i decor di un film vero, e anche con i costi. E oggi invece in realtà fanno soltanto dei documentari sul sesso, in cui quello entra da una porta, vede una che sta sul letto tutta nuda, sarà lì, sale sul letto, sarà in groppa, e poi scende, ringrazia e se ne va. Allora, che serve più un regista come me, che cerca di costruire il background dei personaggi, cerca di far affezionare il pubblico a quei personaggi, cerca di far immedesimare il pubblico nei personaggi e far raggiungere l'orgasmo insieme con loro, eccitandoli prima, divertendoli prima con storielle, con racconti divertenti, comici, poi eccitandoli con racconti erotici e poi facendoli raggiungere l'orgasmo insieme con i personaggi del film. Questo è il meccanismo, questa è la chiave che mi ha fatto raggiungere il successo in questo campo. Oggi non servo più io, oggi ormai sono un pornosauro, perché ormai pochi amano il sesso come lo amavo io e come lo amano i miei fans. Oggi il pubblico vuole soltanto vedere i personaggi che entrano da una porta ed escono dall'altra dopo essersi scopato una persona. E questo non è più il mio campo, non è più il mio mestiere, non mi interessa più.